secrets to myself. My parents think I'm honest, not like everyone else. Like they could catch me in a lie, they say they're able to tell. But I'm partying with my friend. È autunno, è ottobre, è la mia stagione preferita. È la cosa più bella del mondo l'autunno, e nessuno può dirmi il contrario. Solo che è inizio ottobre, quindi non ci sono ancora le foglie troppo arancioni. Però è ottobre. Non so esattamente da cosa provenga il mio amore incondizionato nei confronti dell'autunno, però è indescrivibile. Il clima è fantastico perché puoi metterti bene o male quello che ti pare, maglione, jeans, maglietta, quello che vuoi. Io opto sempre per la versione più calda perché ho sempre freddo. Però vabbè, l'unica cosa è che ti fa venire il raffreddore l'autunno. Però mi sembra il giusto prezzo da pagare per una stagione così bella. Ottobre, ottobre è il mio mese preferito. Oggi è il 3 di ottobre, quindi siamo agli inizi. Perciò abbiamo un mese davanti per vivercelo insieme e aspettare la festività più bella di tutto l'anno, ovvero Halloween. Perché sì, io sembro tutta carina e cose così, ma mi piacciono teschi, le ragnatele, tutta la casa strana, tutta addobbata, tetra e oscura. Poi non guardo gli horror, però non vedo l'ora, non vedo l'ora. E aspettatevi tantissimi contenuti di Halloween, perché da... Prepariamo da mangiare. Voglio fare una zuppa che ho visto su Pinterest. Allora, praticamente ho visto questa ricetta su Pinterest perché io ho questa passione per le zuppe. Cioè, mi piacciono tantissimo le zuppe, ma non le mangio mai perché o non trovo delle zuppe che mi piacciono, o perché, boh, semplicemente non... in caso non ne facciamo tante. Invece anche l'anno scorso, nel video che vi metto qui, ho preparato una zuppa di piselli che era buonissima, ragazzi, cioè veramente buonissima. E comunque in generale a me piacciono i cibi poco solidi, cioè ad esempio anche la fonduta di formaggio, buonissima. E quindi ho cercato un sacco di ricette di zuppe, me le sono salvate tutte, quindi adesso mangerò zuppe tutto l'inverno, perché poi in estate non mangi la zuppa. Ma questo sarà il mio anno delle zuppe. Imparerò a fare zuppe buonissime, particolarissime. Questa è tipo con le patate, il bacon e altre cose. Devo dire, la farò un po' così, cioè un po' proprio a caso, però io non sono brava con le cose a caso. Cioè, se seguo la ricetta sono bravissima, e uno dirà che ci vuole, cioè se segui la ricetta sono bravi tutti. Non è vero, c'è gente che magari andando un po' a caso va meglio. Io devo seguire precisamente le ricette, se no non funziona, non sono brava con le cose a occhio, diciamo. C'è spazio perché mia mamma giustamente ha preparato il pollo alla cacciatora, ma non vuole che lo mangi stasera perché ha detto no, è un peccato, aspetta domani che lo facciamo anche col purè. Io tipo ok, non potete capire il profumo che arriva da questa pentola. Potrei mangiarne un po', tipo un cucchiaino, è anche caldo. La cosa più buona del mondo. Ah, non lo posso mangiare. Che idea del menga. Adesso l'ho assaggiato, so che è buonissimo, non lo posso mangiare. Perché? No. 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 Allora, ok. Pronta,
She's ready. Non so se aggiungere un po' di brodo. Aggiungiamone un filino perché è un po' densa. Forse ora è troppo liquida, però vabbè. La mia zuppa è pronta. Sono qui e sto decidendo cosa guardare. Non so se guardare Hocus Pocus 2 oppure guardare qualche altro film, tipo 10 Things I Hate About You. Però non lo so, non so se voglio già entrare nel mood super di Halloween, anche se ci sono già. Però in realtà sì, mi sono sentita sprecata finora, nel senso come se non avessi ancora fatto niente di troppo autunnale, quindi forse guarderò Hocus Pocus. O Coraline. No, Coraline mi fa paura. Dai, andiamo. Dai. Vieni.